Nei passati manicomi si mettevano i cosiddetti matti in camicie di forza per impedire loro di farsi male. Il legalismo predica dapprima che Cristo libera, poi però pretende di mettere i discepoli a squadra mediante morse devozionali e colle morali per rispecchiare l'unico modello di cultura religiosa possibile, quello tramandato dai padri del proprio movimento. Volendo impedire ai discepoli di farsi male, di farlo agli altri, chiama tali camicie di forza religiose, quale ironia della sorte, sana dottrina e libertà dello spirito. Poi si danno da fare per convincere le persone a cui hanno messo tali camici restrittivi che tali precetti particolari sono per il loro bene. Il legalismo è in pratica una sfiducia di base verso lo Spirito Santo, nutrendo il sospetto che non sappia fare il suo mestiere, ossia di guidare i credenti in tutta la verità, ossia quella rivelata nella Sacra Scrittura. I maestri di legalismo costringono i credenti a vivere secondo il manuale del cristiano provetto, una raccolta di regole e norme accumulate nel tempo e rese biblicamente accettabili col consenso e la convinzione di gruppo. I legalisti hanno una certa paura di contaminarsi, perciò si isolano dagli altri, giudicando come deviazione tutto ciò che non corrisponde al loro stampo dottrinale e morale. Hanno la scomunica facile verso singoli e comunità che deviano dai binari della loro tradizione. La cosa peggiore è che i legalisti si sentono autorizzati a indottrinare anche i membri delle altre chiese, scavalcando in ciò, nell'autorità, anche i conduttori delle chiese locali, che non ritengono all'altezza della situazione.